Video nato totalmente random, cioè non avevo previsto di fare tutto questo, minimamente. E il video è nato da diversi commenti che sono usciti fuori nell'ultimo periodo, in cui mi si chiede di spiegare delle definizioni che uso spesso e in particolar modo delle frasi tipiche romane che ricorrono un po' nei vari video che faccio, alcune delle quali potrebbero essere malinterpretate da chi romano non è. Tipo il famoso Citua, no? Allora, oggi vorrei prendere questo piccolo spazio di chiacchiera domenicale per raccontare un po' di romanità in quello che è un piccolo video di lezioni di romano. Targate Falco. Queste, ho preso un paio, non vi appesantisco, vi racconto un paio di cose. Allora, io vorrei cominciare proprio, me le sono scritte, che non me le scordo, le cose che vorrei, dal mortacci tua, no? Che è una cosa che ricorre, qualsiasi romano sa benissimo cosa vuol dire e quando si deve usare. Oggi vorrei approfondire, spiegare un po' le sfumature e il significato stesso. Allora, il mortacci tua è essenzialmente un modo per rievocare una parentela un po' poco rispettabile del tuo interlocutore. Cioè, tu vedi uno che secondo te non ha fatto qualcosa di sbagliato, insomma, e per offenderlo gli ricordi che ha una dinastia poco. Mortacci tua, ok? Questo è il mortacci tua più canonico. Però la cosa erronea, cioè spesso si pensa che il mortacci tua sia semplicemente quello, un'offesa gravissima, quando in realtà è un intercalare a Roma. Si usa veramente nel più ed anche al supermercato. Spesso capite senti già ci tua, ecco. E io vorrei approfondire proprio questa sfumatura, perché appunto il mortacci tua è usato sia in un contesto negativo, sia in un contesto positivo, cioè ha un'accezione positiva. Faccio un esempio. Un tuo amico viene da te e ti dice: "Oh, lo sai, mi sono comprato il BMW nuovo", e tu gli rispondi: "Ci tua", come per dire alla faccia. Il ci tua è alla faccia, però, ecco, però ci tua, ma è limitato a ci tua, non c'è il mortacci, c'è il ci tua. L'accezione negativa ha sempre una cosa preventiva, un po', è una forma un po' più composta, mali mortacci tua, ok? Non si userà mai mali mortacci tua per una cosa positiva di a però, è solamente mali mortacci tua. Se uno vuole proprio esagerare, ok, quindi il mali mortacci tua non basta, cioè vuoi offenderlo in maniera veramente marcata e magari c'è un pubblico intorno, cioè ci sono un, sei in comitiva, vuoi insultare uno pesantemente in comitiva e coinvolgere la comitiva nell'insulto, si usa il mali mortacci tua a te e a chi non te lo dice e a quel punto la collettività risponderà ci tua, ok? Può avere una forma ancora più composta, mortacci tua a te chi non te lo dice con la mano alzata, e allora lì scatta la mano tipica. Questo è un po', ok, tutto quello che compone il mortacci tua, che appunto è la cosa più comune, è un po' lo specchio della normalità. Il romano si può racchiudere nelle sue infinite sfumature nel mortacci tua. È questo. Altra cosa che spesso capita anche in televisione nel corso degli anni è capitato di sentire: "Ah, quello lì ha bestemmiato". No, perché il romano è fantasioso. Cioè, noi romani siamo estremamente fantasiosi e abbiamo sviluppato un modo per evitare la bestemmia, ma dando comunque grande soddisfazione nel pronunciare certe parole. Cioè, noi siamo maestri della parabestemmia, cioè quella che sembra bestemmia, ma bestemmia non è. Cosa vuol dire questo? Che a volte si usano delle parole che assomigliano a quelle che non si devono pronunciare, ma che appunto te sfogano lo stesso. Quindi, la Madonna diventa Madosca. E a volte, siccome è pronunciato velocemente, si pensa che, ma in realtà no. E ci sono anche delle varianti, no? Che sono il Dena, disse e Dinci, il ben più noto Dinci. Dena, disse, Dinci, ok? Così avete anche che ogni volta in questi anni io ho perso il conto delle volte in cui ho
ho letto, ah, il tizio in TV ha bestemmiato. No, sono romani che usano queste forme che capitano a tutti. Io le evito a prescindere perché appunto stando qua, per carità. Però nella vita quotidiana mi capitano pure a me, che appunto sono le classiche cose che se stai a Roma diventano totalmente parte del tuo lessico, che poi alla lunga le assorbi e le fai tue. Poi altre tre cose che sono proprio quelle che uso più spesso. Ah, l'abbiocco. Dici, ma che è l'abbiocco? Mi sono abbioccato, mi sono addormentato. L'abbiocco è quello che ti prende tipicamente dopo il pasto. Mangi molto, parecchio, no? bel pranzo, bella cena. Te vi è l'abbiocco. Cioè, ti viene un po' di sonnolenza. L'abbiocco è la sonnolenza post-pasto, solitamente. Poi, ecco, i tre peragottaro, minestraro, cioccolataro, sono tutte varianti che si usano per descrivere una persona di poca sostanza. Cioè, diciamo che tutto nasce dal peragottaro di base, che era quello che andava a vendere le pere col carretto. Quindi una persona che vendeva cose di scarsa qualità. Allora, solitamente per insultare qualcuno e dirgli che non vale niente, ma che sei un peragottaro, ecco questo, o che appunto prende poi la forma anche del minestraro o del cioccolataro. Ma appunto sono tutte un po' sfumature, sono rischinnate del peragottaro originale. E poi il famoso, questo penso che in tanti lo conoscano, che è l'accollarsi. Cioè t'accolli, ma che accollo, eccetera eccetera. L'accollo è qualcosa che ti pesa, che si applica a una persona molto appiccicosa, a o sei in accollo, o non t'accollà, cioè non starmi addosso, direbbero al nord, no? Su de dos, ecco, è un po' il nostro su de dos, il non t'accollà. Ma si usa anche per descrivere una situazione pesante, cioè devo andare a fare la spesa, che accollo, ecco, cioè mi devo accollare un impegno particolare, quindi mi pesa e lo manifesto dicendo ammazza che accollo, ecco. Questo è un po' una sorta di bignami di romanità, per quanto mi riguarda, almeno per il lessico che mi contraddistingue maggiormente, le frasi che sono solito usare io e le parole che potreste sentire in tanti dei video che appunto mi capita di fare, specialmente quelli in cui magari giocando mi lascio andare un po' di più a frasi che mi vengono spontanee, ma ripeto, ce ne sono tante tante altre e io sono a completa disposizione qualora le vogliate conoscere, per cui io per adesso questo nasce per rispondere alle domande che sono arrivate in questo periodo, ma ragazzi, io non vedrei l'ora di raccontare qualcosa in più. Per cui, intanto io mi fermo qua. Se avete domande, dubbi, curiosità, potremmo dare il via a lezioni di romano. Sono a disposizione. Fatemi sapere, io per adesso vi saluto e ci vediamo alla prossima.